Amici, se amate questo canale ha bisogno di voi. Se ci tieni, sostieni. È l'hashtag che ho creato per spiegarvi quanto è importante il sostegno per chi fa questa attività. Ci sono due modi per diventare sostenitori attivi del canale Enrico Silvestri in TV. Lo puoi fare attraverso un abbonamento insieme a Patreon, dove il tutto ti costa $1 al mese. Quindi praticamente mi offrite un caffè al mese e diventate sostenitori attivi. Altrimenti c'è la donazione libera e questo si può fare spontaneamente su PayPal. Questo è l'indirizzo. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra enorme generosità. Fai gli onori di casa, saluta, che ne so, di benvenuti. Benvenuti. Allora, questa versione Z, Polgar, non mi piace affatto. Vabbè, questa tua versione robotica. Già sei rigido di tuo, Polgar. Allora, siamo arrivati a questa nuova puntata, la quinta della B-Side Week, la settimana dedicata alle canzoni, i lati B, migliori di sempre secondo i vostri gusti, che io non conosco, però quindi insomma chiaramente si rimpicciolisce un po' lo spettro. Lo spettro si rimpicciolisce, certo, campo, lo spettro. Non faccio battute su spettri che si rimpiccioliscono, caro Polgar. Allora, oggi c'è una canzone che non conosco perché ho amato la band da cui sono nati i New Order, quindi Joy Division, molto di più dei New Order, nonostante dei New Order io apprezzi molto alcuni dischi, ma questa canzone, che era la B-side di True Fate, canzone strepitosa, è proprio che amo alla follia. Quando ero ragazzino ero pazzo per True Fate, dove nel video si prendevano a schiaffi, ti ricordi il video dove si prendevano come a no, ceffoni? Come che bello quel video, certo. Però il lato B non lo conoscevo. La canzone si chiama 1963. Ho letto qualcosa di molto interessante sul testo. Praticamente è una rivisitazione, un po' come fa Tarantino che riscrive la storia. In questo caso i New Order, Bernard Summers, ha riscritto l'omicidio di Kennedy, dove in realtà Kennedy assolda Oswald per uccidere Jacqueline e poter vivere sereno e felice con Marilyn Monroe. Quindi in questa riscrittura nasce la canzone 1963 che ci andiamo ad ascoltare. Ma prima mettete un like a questo video se pensate che possa piacervi. Ecco, se avete, poi lo togliete. Se state subdorando l'idea che possa piacervi, e soprattutto iscrivetevi a questo canale. E una volta che cliccate su iscriviti, vi apparirà la scritta iscritto e un campanellino. Spingete lo spingino. Bravo, cliccate quello spingino, perché in realtà vi darà modo di ricevere sempre le notifiche ogni qualvolta un nuovo video venga caricato su questo canale, che sia un video registrato o che sia un video in diretta. E di dirette ce ne sono sempre di più, ma è il momento di andare ad ascoltare questa 1963 dei New Order. Sono molto 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 curioso. Vai. Ale, word up. Sono inebriato dalle tastiere degli anni Ottanta. Molte evocative. To close.
right? Bella sta cosa che dice sposta, sposta, cambia mira. Bravo. Non me la punta addosso, Gianni, per cortesia. Interessante. I mattacchioni. Interessante. È un po' operettistica come sì. canzone. È sicuramente il lato meno oscuro dei New Order e più pop, che amo di meno. Però è operettistico perché? Perché la prima strofa, che è quella che non ti deve ancora far capire che c'è tensione, è apertissima. Sì. Happy, happy. Poi c'è il bridge, prima del chorus, dove inizia a capire che potrebbe esserci qualcosa di strano, perché lei dice "He never meant to hurt me" a caso, un po' a caso lo droppa, cioè non c'è un reale motivo per dire "Beh, in realtà lui non mi ha mai voluto fare del male", ok? Quindi, ok, ma hai raccontato una situazione dove uno neanche se lo immagina che possa farti del male, ti sta portando a casa una sorpresa. E lì inizia a scurirsi un po' l'atmosfera, con questa tastiera va, 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 che sembrano un po' dei violini, e poi il ritornello che è proprio il momento drammatico, e anche la musica segue un po' questa cosa diventando drammatica, però un po' melodrammatica. Sì, parecchio melodrammatica. Perché sono melodrammatica, sì. Però mi fa piacere sentire queste sonorità e capire quali erano le soluzioni dell'epoca nell'impianto barocco di un qualcosa che è digitale, non è analogico, per quanto poi i synth fossero analogici non digitali, ma considero digitale tutto quello che, diciamo, nasce dalla sintesi, diciamo, non è elettrico ma è elettronico, mm-hmm. mettiamola così, allora non, sì, non diciamo digitale ma diciamo elettronico e non elettrico, e mi fa sorridere perché è veramente piena, sì sì, piena di roba. Pur di non suonare una chitarra avrebbero fatto follie praticamente. Andiamo avanti con la seconda strofa. Sembrano poi i Pet Shop Boys in questa canzone. C'è un po' di... Volevi dire che quel Johnny ti sembra quello dei Funny and Cannibals? Johnny, I'm sorry, won't you come on home? L'apertura delle fauci. Sai che il secondo ascolto mi sta prendendo di più? La parte prima del ritornello mi piace un sacco. Sì, no, quello sì, d'accordo. He told me to close my eyes, mi piace tantissimo. Che... parte. C'è qualcosa di è un po' nel testo. È un po' barocca qualcosa... perché viene tutto portato da questa tastiera che... Sì. Durante la strofa fa da 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 a questi accenti reggae con una svisatina e poi inizia a fare ba 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 raddoppia, ba raddoppia, però ha un suono che insomma è chiaro, parliamo di un brano che c'ha una cifra di anni, però inizia ad aprirsi un po' di più. Oh, God.
c'è lo sfumino. Brutta sta cosa, eh. Brutta brutta. Sai quanto amo lo sfumino, no, io. Ma poi qui ci sta malissimo. Malissimo, in mezzo al ritornello così, sì. Perché normalmente fai un ritornello pieno, poi sul secondo, nella coda del secondo inizia a sfumare, sì, ma lo fai un po' meno, anche meno, meno, po meno, meno brusco. Vabbè, sì. Comunque, altri anni, altre soluzioni, altri arrangiamenti e tutto. Bah. Vado io. I voti di Enrico Silvestrin. Grazie, grazie Polgar, grazie mille, grazie per avermi fatto conoscere questa canzone che non mi hai suggerito tu. Ovviamente. Allora, devo dire che la prima, al primo giro avevo una serie di perplessità, di soluzioni non solo sonore, ma anche di soluzioni di... Allora, è molto pop, che cosa del ritornello? Oh Johnny, don't point that gun at me. Ok? Na 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 na. Sembra un po' musica leggera italiana, eh? Esatto, sembra in tema Sanremo. Sì, sembra un po' sanremese. Mentre nelle altre parti è molto meglio. È molto molto meglio. E questi stab di tastiera mi danno un certo peso, perché sono fin troppo presenti, ma li faccio rientrare proprio nelle soluzioni di arrangiamento di una band elettronica degli anni 80, dei primi anni 80, che si muoveva in meandri di arrangiamento che erano questi qui. Molto ricchi, tra l'altro, perché poi nel ritornello c'è tanta ricchezza di arrangiamento, no? E anche lì c'è molta attenzione, molta cura, molto gusto. Però la canzone è un po' Pet Shop Boys. Particolarmente tendente, sì. Sembrano un po' i Peggio Boys loro. La versione peggiorativa dei Peggio Boys. Per quanto loro siano una band, secondo me, superiore ai Peggio Boys. Cioè, quelli erano totalmente pop, loro invece si portavano dietro un mondo new wave diverso, molto più scuro, molto più particolare. Ci sono delle parti che mi piacciono di più e delle parti che mi piacciono di meno, però in generale la trovo una canzone piacevole, estremamente pop, che secondo me più la ascolto e più mi può fare un effetto piacevole, ok? Passato l'effetto stupore del primo giro, e il primo giro intendo la prima volta che ho sentito strofa, pre-chorus e ritornello, ha iniziato ad aumentare la piacevolezza e la canzone non mi disturbava. Però, allora, non ti so dire se questo è un lato B o è un po' meglio di un lato B per i New Order, però True Fate aveva un fascino che questa canzone non ha, ma il fascino viene un po' dal testo, il testo che in questo caso si ruba un po' la scena e quindi la rende migliore. Devo dargli un voto, gli do 6,5 a questa canzone. Gli do un 6,5 perché è comunque, non è buttata via. C'è una ricerca, anche un testo del genere sul lato B, che è un testo non da lato B, è un testo da canzone importante in teoria, no? C'è una visione, c'è un gioco, c'è una butade nell'immaginare un evento storico andato in una maniera diversa. C'è una sola che viene data al presidente. C'è una sola che gli danno sicuramente. Insomma, mi sembra evidente. Insomma. E quindi non gli do un buon 6,5. È una canzone che ha una sua dignità, secondo me. Ma non è una canzone che eccelle e che quindi può avere, secondo me, un voto più alto come potrebbe essere un 7. Secondo me 6,5 è un voto giusto per questa canzone. Guarda con il ditone cosa faccio. I voti di Gabriele Polgar. Plurale, sei plurale, stato. Sì. Oppure genitivo sasso. Ah, genitivo sasso. Okay, perfetto, sì. Okay. Allora, io non amo questo tipo di sonorità e di arrangiamenti, tu lo sai. Sì. E l'ho trovata una canzone che non mi ha dato granché. E il testo e la storia è tutto. Sì. Questa canzone, sinceramente. Vero, vero, vero. E quindi io gli do un 6. Perché la tiene a galla quel testo che sinceramente è divertente. Cioè, francamente, è vero. Non c'è una parte poi melodica che ti è piaciuta? Allora, più altre. In realtà sì, il bridge ci sta, è fatto bene,
è proprio il tipo di suono che mi sta proprio qua. Un po' penalizzante. Non ci posso fare niente. È una questione di gusti. Quindi, cioè, quel mezzo voto sta proprio nel fatto di digerire o meno un certo tipo di sonorità e di arrangiamento. A me piace la batteria che caratterizza il suono dei New Order e di questa fase, che è la Lean Drum, che era secondo me la migliore delle batterie elettroniche a disposizione dell'epoca. Quella di, per dirti, Sign of the Times, quella di tutto Thriller di Michael Jackson, sì, sì, ok? No. È un suono particolare, se senti il rullante è proprio lo stesso, sono gli stessi suoni di True Fate pari pari. Allora, quelle sono le parti che mi piacciono. Le tastiere. Sono quelle che a me mi danno veramente fastidio. Più quelle. E quindi io sto sul 6, ragazzi. Però si salva, cioè tu le recchiappi per i capelli. No, io, vabbè, perché sinceramente non è per... Non è una canzone che io ascolterei, quindi sinceramente parto con un pregiudizio. Il testo però me l'ha fatta digerire e quindi io do 6. Ottimo, 6.5 per me, 6 per Polgar. E per voi? Qual è il vostro voto? Affollate la sezione commenti, fatecelo sapere e poi mettete un like a questo video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto mettete un like uguale perché ce lo meritiamo. Esatto. Perché siamo le 2M. Caro Paul, questa mano non mi riesce. No, neanche a me. Da domani, tra l'altro, c'è quell'altro. Io non so neanche se quell'altra questo... M, che, insomma. Quell'altro pezzo di M. Esatto, è un pezzo. Sì, è un pezzo delle 3M. Delle 3M. Quindi è un pezzo di okay, M. Quindi siamo una M unica. Una grande M. Lascia okay. stare. Vabbè, andiamo avanti. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate quel campanellino che vi apparirà. Anzi. Spingete lo spingino. Bravo, non avrei saputo usare parole migliori di queste. A che serve? Serve per ricevere sempre le notifiche, quindi non perdervi mai nessun video che venga caricato su ISTV. Noi ci ritroviamo domani, quando inizierà questo splendido Weekends insieme... Cioè, besides, no, ma Weekends, sì. Weekends, okay, insieme a quel pezzo di M di Andrea. Di Andrea, certo. Va bene, ragazzi, ciao a tutti. È stato un piacere.